Il mio armadio è nuovo e questo, come si chiama? Questo scomparto, chiamiamolo così, ho messo tutto ciò che riguarda il trucco per me. Sotto ci sono gli smalti, sopra il trucco. Allora, come l'ho sistemati? Allora, qui davanti. Allora, all'inizio gli ombretti li tenevo in queste cassettiere, solo che poi sono diventati troppi, quindi non c'entravano più, ho dovuto cambiare. Quindi adesso gli ombretti ce li ho in queste due pochettine qui. Dentro questa qui, aiuto, ci sono tutti quanti gli ombretti, le palette, diciamo, quindi dai duo, questi qui sono dei tester di Rimmel, tester che mi ha regalato una mia amica che lavora in profumeria, non li ho rubati, come qualcuno ha detto, di varie marche, tipo questo qui di Peggy Sage, come ho detto Rimmel, L'Oreal, Essence, Beauty UK, Sephora, Kiss & Essence, Stalka di Sephora, Astra, che cos'è? Sempre Essence, Rimmel, insomma, un po' di palettine varie. Poi, dentro quest'altra invece, ci sono tutti gli ombretti sfusi, poi i mono. Quelli qua. Allora, c'è questo qui che non so se è una terra o se è un ombretto, però è davvero bello. Anzi, ve lo faccio vedere. L'ho messo un po' sul dito, sperando che renda. È veramente bello, quindi io in genere lo uso come ombretto, perché è proprio stupendo. Poi ho un po' di ombretti vari, Maybelline. Allora, un momento che chiudo questo. Vabbè, sono un po' di ombrettini Kiko, qualche pigmento, Sephora, Permineral, ombretti Essence, Kiko, Peggy Sage, questo di Maybelline, e l'altro c'è Deborah. Ah, altro pigmento, questo di Barry M, Double Dust. Adesso vado a vedere la Valentina Bagatelle, insomma sono un po' di ombretti vari, comunque, Saffron, Sephora, insomma, qui dentro da tutti quanti quelli che sono i miei ombrettini, scusi. Poi, questa qui è una boccettina che ho preso da H&M, che generalmente porto nella borsa, con il kit, chiamiamolo del pronto soccorso, perché dentro c'è un mascara, vabbè, il burro cacao, lo Yes to Carrot, un blush, la terra, correttori, pennelli, uno da viso, insomma, l'altro dato di blush, più piccolino. Questo ombrettino qui che in genere uso come cipria, per fissare quindi i correttori, così. Quindi questo, e in genere qui dentro ci metto, oltre a queste cose qui dentro ci stanno sempre. E poi di solito ci metto tutti quanti i prodotti che utilizzo, che ne so, per esempio il fine settimana se esco e faccio un trucco un po' più elaborato, magari ci metto la matita che ho utilizzato, l'ombretto, insomma un kit appunto, nel caso dovessi sbavare o dovessi fare qualche ritocchino all'ultimo minuto, ho questa qui nella borsa. Poi vabbè, c'è questa qui, quest'altra pochette qui, allora, questi qua sono degli orecchini, che dentro c'ha, non sono trucchi, sono laccetti per capelli, mollettoni, cosine varie per i capelli, pinzette, insomma, sono queste cosine qui. Poi di questa cassettiera, soltanto questo cassettino qui è adibito a trucchi, e dentro abbiamo, anzi, come si vede da qui, dentro tutto ciò che è cremoso, cioè quindi che uso come base per l'ombretto o comunque per il viso. Vabbè, questo qui è una base per l'ombretto cremoso di Kiko, quello verde, quello lì a cuoricino, qui. E questo qui non l'ho tolto dalla confezione perché, boh, non so perché mi dà l'idea che se lo metto qui in mezzo, o se me lo porto dentro la pochettina, facilmente mi si apre. Quindi ha un packaging che non mi convince molto. Questo qui è un po' instabile, quindi preferisco mantenerlo dentro la sua confezione. Poi vabbè, qui c'è la mia rugiada per make-up, matitoni, correttore di Peggy Sage di scorta,
altri correttori rimel, la palette per il viso, i correttori di Peggy Sage, questo è qui, correttori di Cargo che amo, altri correttori, ombretti mousse, questo qui di rimel, ce ne ho due se non sbaglio, matita correttrice. Le cose che generalmente uso o per correggere l'occhiaio, o per correggere le imperfezioni o come base per l'ombretto. Sopra queste due cassettiere ci sono la palette delle ciprie e il mio portapennelli. Allora, questo portapennelli qui lo regalavano da acqua e sapone tempo fa, acquistando una terra di Max Factor. Dentro c'erano dei pennelli orribili che ho buttato, ovviamente, e ovviamente non ce ne entrano tantissimi, però comunque non è che ne ho proprio molti, quindi qui, quindi quelli lì più a portata di mano, ci ho messo quelli che uso di più, che sono quello a penna di Peggy Sage, il 13 di Sephora per le sfumature, il 14 di Sephora per l'ombretto, questo qui lo Small Precision Brush di Elf e quello di Eyeliner sempre della Elf. E poi qui dentro invece, qui c'è una taschina con la zip, ho quelli che uso diciamo di meno. Vabbè, c'è questo qui della L'Oreal che è il pettinino per le ciglia, per la ciglia. Questo qui è il pennellino della Maybelline che veniva insieme al, come si chiama? All'eyeliner in gel. Davvero buono, tra l'altro, un buon pennellino. Poi c'è questo qui di Peggy Sage per il contouring. Ventaglio di Bare Mineral. Barry M per l'ombretto che però non mi fa impazzire. Questo qui che per l'eyeliner l'ho preso da acqua e sapone a 4,50 euro. Questo qui sempre per l'ombretto a lingua di gatto che uso principalmente per i pigmenti. Quest'altro qui da eyeliner di Peggy Sage che però non mi fa impazzire perché le setole sono un pochino troppo dure. E quest'altro qui, sempre per l'ombretto, che mi piace tanto, di Bare Mineral, sempre. Poi la palette delle ciprie. Questa qui me l'aveva regalata ma il sito di My Body Soul. C'ho ancora le pellicole, queste non le voglio buttare. C'è la cipria bianca, insomma ci sono varie ciprie. Questa qui è una terra che uso sempre per il contouring. Davvero utilissima questa palette qui. E se c'è ancora sul sito vi consiglio di prenderla perché veramente io, cioè, mi ci sto trovando veramente bene, la sfrutto tantissimo. Ed infine questa cassettiera qui, un primo cassetto, c'è un po' di robina varia di per occhi, ovvero ci sono i mascara trasparente, un eyeliner in gel di Maybelline, matite varie, matite eventuali. Sono tutte le marche di Debby, Essence, Rimmel, marche proprio varie, eyeliner, questa matita di Essence rosa che non ho mai utilizzato. Secondo cassetto invece, beh, qui c'è questo ombretto che tengo qui nero, lo uso spessissimo però mi si è rotto quindi in mezzo a quegli altri non ce lo posso mettere, se no fa una brutta fine. E qui tengo i fondotinta e le ciprie, quindi questo è cipria, 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 fondotinta, questo è quello di Neve Makeup, questi qui dovrebbero essere di Max Factor o di Maybelline, sono dei tester comunque, e poi qualche fondotinta liquido vario. Terzo cassetto invece tengo tutti i rossetti lip gloss e burro cacao. Ce ne sono svariati anche qui, L'Oreal, Bare Mineral, Barry M, Deborah, Kiko, L'Oreal l'ho detto, l'Erbolario, H&M, vabbè, questo non può mancare in nessuna collezione di make up, che è il Juicy Cube di Lancôme, questo qui è di Bottega Verde, Rimmel l'ho detto, e nell'ultimo cassetto infine tengo i miei blush e terre. Quindi questa qui è la terra di Bare Mineral, Bottega Essence, Kiko, Peggy Sage, Maybelline, Tester, Max Factor e L'Oreal. Questa pochettina qui sotto
perché non so dove metterlo. Ho i miei due piegaciglia, uno da profumeria pagato un sacco di soldi che non vale una lira, e questo qui di Elf pagato 1,70 euro che mi ci trovo abbastanza bene. E con questo era tutto e un bacione, ciao!